Non esiste tenuta sociale senza lavoro ed è quindi l'avvertenza Whirlpool in cima alle preoccupazioni del nuovo prefetto di Napoli, Claudio Palomba, napoletano classe 1960, il capo dell'ufficio territoriale del governo arriva dalla prefettura di Torino, incarico ricoperto per 3 anni. La prima conferenza stampa nella sala profili della sede di Piazza del Plebiscito, dove poche settimane fa aveva salutato Napoli Marco Valentini, ora al Consiglio di Stato. Durante l'incontro con i giornalisti, Claudio Palomba ha spiegato quali saranno le priorità da affrontare in collaborazione con forze dell'ordine e istituzioni locali, movida senza regole, ordine pubblico e la piaga lavoro, le sorti dei lavoratori dello stabilimento di Via Argine in primis. I lavoratori di Whirlpool, li abbiamo incontrati, stiamo seguendo la tematica, penso che quando ci sono 300-400 famiglie e bambini ci debba essere l'impegno di tutti. Il neoprefetto ha poi rivolto un appello ai napoletani, l'argomento il rischio quarta ondata della pandemia. Allora, innanzitutto il rispetto di quelle che sono le disposizioni. Lancio un appello, distanziamento, tra l'altro penso che verrà ribadito anche nella direttiva che sta emanando la ministra, soprattutto quando ci sono manifestazioni, distanziamento, mascherina, e altrettanto vale la movida in un'ipotesi di assembramento. Quindi dobbiamo far rispettare i provvedimenti che sono stati adottati e che sono vigenti. E il momento è estremamente delicato, a fronte di eventuali ulteriori aumenti di casi non si può scherzare.